Tempo, quando Pepe, da buona posizione, non è riuscito a deviare la sfera nella porta difesa da Piracini. Al 44esimo è la traversa ad opporsi ad una precisa conclusione di Doriano, che aveva messo fuori causa il portiere. Nella ripresa è sempre il Matera a comandare il gioco ed a chiudere il Forlì nella propria metà campo. Mentre tutto faceva prevedere che i biancazzurri dovessero risolvere in proprio favore l'incontro, giungeva il gol del Forlì. L'azione del vantaggio romagnolo veniva preceduta da un'altra traversa colpita da Canio con un tiro dalla grande distanza. Al 23esimo, in un'azione tipica di contropiede, l'unica della partita, i romagnoli vanno a segno. Un lancio di Renna, che sbroglia una difficile situazione difensiva, viene raccolto da Foschini, che velocissimo supera la metà campo e serve Di Chio, lasciato inspiegabilmente smarcato. Il numero 10 del Forlì evita il recupero di Abate e batte Mancini in uscita. Subito il gol, il Matera si butta nuovamente in avanti. Ci provano un po' tutti a trovare la via della rete. Si creano pericolose mischie in aria, ma nessun giocatore riesce a trovare la deviazione vincente. Proprio allo scadere, Abate viene atterrato in area. Per l'arbitro è rigore. Batte dagli 11 metri Pepe, che riporta le due squadre in parità.